La mia passione per la pesca è nata a Bergamo, anche se il mare non c'è. Però ci sono i fiumi, ci sono i laghetti di pesca sportiva. È nata grazie a un mio carissimo amico, Loris Mistrini. Grazie a lui ho avuto subito questa passione, questa voglia di provare, di pescare, di saperne di più. Qua per me era nuovo come tipo di pesca, era praticamente una pesca che non conoscevo. Sono Marino De Fendi, ho 29 anni, sono nato a Bergamo e gioco nell'FC Bari 1908. Ruolo mezzala destra, anche se ultimamente ho fatto un po' di tutto. Tre aggettivi per descrivermi: solare, non so, simpatico e... boh, non saprei. Molto timido. Se non fossi stato un calciatore, sicuramente avrei fatto l'elettricista, che è un lavoro che ho anche già svolto prima del calcio. Anzi, l'installatore manutentore impianti elettrici a bassa tensione. Lavorato col fratello, tra l'altro, dell'attuale mia moglie. Sì, è tramite lui che ho conosciuto mia moglie, praticamente. Se non facevo l'elettricista, mi sa che non la conoscevo. Da piccolo, ora sono sincero, le partite di calcio ne vedevo poche, perché appena vedevo una partita di calcio non riuscivo a stare a guardarla, perché appunto mi veniva voglia di giocare, però mi piaceva molto il motociclismo. Difatti una delle prime cose che ho avuto da bambino è stata la moto. Il mio primo numero di maglia è il 32, non scelto da me, ma scelto dalla società. Però non è stato un caso, perché siccome io il mio numero di maglia è il 34, che appunto il 34 era il numero di Kemi Swantz, che era campione del mondo nel 94 di moto mondiale, lui il primo numero che ha avuto sulla moto era il 32, quindi niente avviene per caso. Però adesso ho il 25, siccome non si può superare la numerazione della lista, e quindi ho il 25 perché è il giorno che è nato mio figlio. Mio figlio adesso ha 2 anni e 4 mesi, 5 quasi. Sì, è nato a Bergamo, ma praticamente vive a Bari. Ha vissuto e vive a Bari per i pochi anni di vita. Ho iniziato a giocare a calcio forse anche perché era la passione di mia sorella, la più grande. Io ho 3 sorelle più grandi. Era passione sua il calcio, e ho cominciato a giocare all'Aurora Seriata all'età di 6 anni. Ho fatto un anno lì e poi sono andato all'Atalanta, ho preso l'Atalanta con i provini. Mi ricordo che io in quel periodo non la passavo tanto bene, perché comunque ero a Bergamo e non ero stato neanche convocato per il ritiro. E mi ricordo una chiamata del direttore Angelozzi, che mi chiama e mi dice: ma cosa stai lì a Bergamo, cosa ci fai lì, vieni giù a Bari. Gli ho detto: vabbè direttore, io ci verrei volentieri. E lui mi fa: no, tu ci devi venire, perché poi c'è il mare, c'è la pesca. Lo sappiamo, cioè, mi fa: so che ti piace pescare, quindi devi venire a Bari, così andiamo assieme a pescare. Il mio piatto preferito penso che sia patate, riso e cozze, oltre al crudo, al pesce crudo. La mia giornata tipo: sveglia alle 8:20, 8:30, io mi alzo. Dopo si alza la ragazza e il bambino, si cambia il bambino, Kevin, mentre io cambio il bambino, lei gli prepara la colazione al bambino, lui fa colazione, poi va all'asilo. Io intanto le aspetto a casa, che recito, e niente, poi ci sono la spesa, ci sono tante cose da fare comunque la mattina per riempire la giornata. Ovviamente tutto se non vado a pescare, perché se vado a pescare la mia sveglia alle 5:30, 6 di mattina, mi preparo, anzi le cose sono già preparate la sera, e poi vado diretto al porto, prendo la barchettina e esco. Essere buddista per me penso che sia comunque un modo in più anche di trovare la felicità. Ognuno ha i suoi metodi, ognuno ricerca la propria felicità in qualsiasi modo. Penso che sia una cosa che qualsiasi persona
la ricerca nell'arco di una vita. E ognuno cerca di trovare il mezzo più idoneo a se stesso. Io fortunatamente ho conosciuto la pratica all'età di 19 anni tramite amici, e con alti e bassi, però adesso tuttora sto praticando. E la pratica mi ha reso sicuramente una persona migliore, anzi non che prima non ero migliore, però sicuramente sono riuscito a tirar fuori dei pregi in più nella mia persona che magari prima erano oscurati da sicuramente varie cose non positive nella mia vita. Sicuramente mi aiuta a trasformare il veleno in medicina, ecco, di trovare sempre il lato positivo in tutto. Il lato oscuro di Defendi. No, la musica è la mia grande passione, pure questa. Mi piace molto la musica rock, la musica metal, diciamo musica un po' forte magari per alcune persone. Però mi piace pure ascoltare musica normale, sicuramente non quella commerciale, no, musica da discoteca, perché ho sempre definito la musica da discoteca solo casino e basta. Niente a che vedere con la musica vera. Però ho suonato anche uno strumento, ho suonato la batteria per un anno e mezzo, poi col calcio era un po' difficile seguire le lezioni, non era semplice. Però spero di riprenderla, magari quando smetto di giocare, perché non è mai troppo tardi per la musica. Capelli lunghi è sempre stata una passione mia, è sempre stata una passione che è stata bloccata molte volte, perché quando ero piccolo avevo i capelli lunghi e l'Atalanta me li ha fatti tagliare perché non ero un buon esempio per i ragazzi più giovani, e a distanza di anni penso che abbiano avuto ragione, anzi molta ragione, perché magari quando si è troppo giovani certe cose non le capisci. E a distanza di anni penso che sia stata la cosa giusta. Dopo adesso, vabbè, adesso sono altri tempi, magari vedi gente con le creste di 2 metri, però penso che sia giusto mantenere un certo tipo di linea, di dritta, soprattutto quando si è giovani, per non far deviare troppo i ragazzi. E quello è stata la prima volta che forse ho pianto tanto, che sono andato al campo e mi hanno detto devi tagliarli, però avevo trovato il compromesso che li avrei tenuti se alla finale degli allievi nazionali, e se avessimo vinto li avrei tagliati pure lì. Abbiamo vinto 3-1, è stato uguale anche adesso, 3 anni fa, ho detto se vincevamo dopo il periodo negativo, se avessimo vinto Vicenza li avrei tagliati, e difatti è stato così. Abbiamo vinto Vicenza e poi li ho tagliati, anche se lì era già un po' in programma, perché ormai col bambino piccolo, capello lungo, non si possono tenere sia io che la moglie, quindi ho preferito tagliarli io che voglio tagliare lei. Un saluto a tutti i nostri tifosi, grazie per il vostro sostegno, e spero che ci siate sempre anche nei momenti più difficili. E adesso nomino il Robin di Puglia, Cristian Galano. Mo te tocca, credo.